Guardo spesso i video di Gio99, che se non lo conoscete trovate il link qui sotto in descrizione, dove mostra vari giochi da smartphone. E nell'ultimo mi son detto, beh, perché non farli anch'io? Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video. Ho deciso di scomporre questi video una volta al mese, o giù di lì insomma, e di classificarli per categorie. Questo mese vedremo Arcade. E partiamo subito con Walkmaster, un videogame molto carino, molto interessante, dove praticamente tramite questi trampoli dovremo attraversare vari ostacoli. È un videogame fatto a livelli, ma accurati uno dopo l'altro e con varie difficoltà in più ogni livello successivo. Quindi una cosa molto carina e soprattutto un ottimo passatempo. Per chi ha completato tutti i quiz di Brain Out, anche se la vedo una cosa un po' troppo difficile da raggiungere, abbiamo Brain Test, un videogame molto simile con dei piccoli livelli accurati, veramente interessanti e quindi un ottimo sostituto. Headball 2 per gli amanti del calcio è un videogame molto molto carino, veramente molto divertente, perché dovremmo saltare e dare calci al pallone cercando di segnare nella porta opposta. È basato su uno schermo in 2D, in orizzontale, veramente molto carino, con un'ottima grafica e con dei semplici tasti da premere in modo tale da cercare di segnare e scavalcare quello che è il nostro avversario per andare a fare gol. Slap Kings, un videogame basato su dei ceffoni tra virgolette, beh, perché dovremmo fare a gara contro altri giocatori cercando di dare degli schiaffi più potenti. Una cosa veramente molto divertente, molto carina, un ottimo passatempo fatto anch'esso a livelli, cercando di migliorare quelle che sono le proprie abilità e andando a superare e a sconfiggere tutti i nostri avversari. Spiral Roll per gli amanti del passatempo rapido è un videogame molto carino, perché abbiamo lì la necessità di fare dei roll, delle spirali, per cercare di superare e distruggere praticamente dei muri da superare con la nostra paletta. Beh, questi roll saranno fatti di corteccia e altre cose del genere, quindi veramente molto molto interessante, fatto anch'esso a livelli da superare e quindi abbastanza carino da scaricare e farci qualche partitina. Parkour Race, un videogame basato appunto su questo sport, veramente molto carino e interessante, perché personalmente vorrei saperlo fare, ma purtroppo essendo una cosa piuttosto complessa e pericolosa mi accontento del gioco. In ogni caso è veramente molto interessante, perché dovremmo attraversare vari ostacoli cercando di saltare, scivolare, insomma fare tutta una serie di mosse in modo tale da attraversare tutti questi che sono ostacoli che si avvicinano durante una corsa. In ogni caso è fatto a livelli, veramente molto interessante da provare. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi raccomando, se così è stato lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Inoltre qui sotto in descrizione trovate tutta una serere di link utili, come quella per farvi la N26 o inserire Amazon, il mio link di Amazon, tra i vostri preferiti in modo tale da supportarmi durante i vostri prossimi acquisti. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.